Ma a New York ci sono sempre le finestrelle sui cantieri. Mi ero fermato un attimo a vloggare. E loro? Che cosa stai guardando? Guarda le trivelle! Sono immense! Ma anche sto coso è gigantesco! Io ho conquistato casa! Ma io ho il caffè! Ok! Buongiorno! Fabiano che è cioccolato! Ancora! Chip cookie! Dovremmo andare a correre? Un coinquilino disordinato che però ha deciso di mettere in ordine. Disordinato? È tutto perfetto. Cioè, è chiaro, sto facendo il letto. Hai visto che ordine? Ok. Stiamo andando a uno dei meetup che fanno New York City. Di italiani? No, tutto meno che italiani. Good morning, New York! Ma la cosa bella è che, come vedi, a nessuno frega niente. Insegniamo le cose tipiche che dicono i newyorkesi. Ah. Abbiamo imparato ieri. Quindi quando sei tipo in bici e vuoi chiamare uno o farti spazio, anche quando devi farti spazio fai bing bong, bing bong. Mentre quando devi o chiamare un amico lontano, oppure fare un po' di cacciara, oppure avvisare, devi far così. Yeah! E devi usare anche il movimento della mano. Sì, e ci va proprio questo tono. Esatto. Here. Ora avete imparato delle cose in più. Poi la cosa bella è che le macchine arrivano sempre solo da una direzione. Eh sì, quindi devi fare here solo nella stessa direzione. Esatto. E perché bing bong, Yaki? Bing bong perché è il suono della metro. Uh-huh. E quindi tipo fai attenzione. Quando chiudono le porte fa bing bong. Ah, sto imparando. Certo. E chi sta contando gli idranti? Questo lo contiamo? Sì. Un sacco di gente che fa brunch. Hey man. Bing bang. Bing bang. Non l'avevo visto. Good morning. Hello. This is Andy. This is Yaki. Siamo arrivati al meetup. Yaki, Abe e Andy stanno già facendo amicizia e poi come al solito c'è tutto il meetup con tutti quanti. Non so cosa succederà in realtà oggi, ma capiremo. C'è un pop-up qua dove danno acqua e ti disegnano sulle bottiglie e poi ci sono tutte le zone foto. Stiamo andando a pranzo. Mamma mia, Andy, hai trovato una targa bellissima. Cosa hai visto? Visto che sono... Yes sir. Per me. Yes sir. È la tua macchina in realtà. Esatto. Come Yaki stava contando gli idranti? 70. Stavo ancora contando gli idranti 2 ore dopo. Scherzi a parte, è un esercizio molto interessante, nel senso che noi ormai, anche nelle città dove viviamo, camminiamo sempre con sto coso in mano, senza neanche guardare cosa ci si circonda. Quindi compito per casa, camminate focalizzandovi su un dettaglio che magari non date sempre per scontato, che sia un muro, un colore o... Ed è praticamente una sorta di meditazione, perché sei focalizzato su quello che ti sta intorno. E c'è questo libro che consiglio, che si chiama tipo Libera la tua mente, di Andy Paddicomb, che spiega tutto questo concetto di meditazione nel mondo, capito? Ed molto figo. Momento saggezza del video. Fatto. Quindi, ora stiamo entrando all'interno del sushi migliore di New York, secondo Efra. Sarà una comprehensive review mia e di Yaki per dirti se effettivamente è il migliore di New York, secondo Efra e anche secondo me. Cercheremo di essere il più ottocliman possibile. Porca esatto. Miseria. Hello. Posto provato. Il posto è molto carino e non è né un fancy restaurant di quelli super wow, ma è una roba molto... Esatto. Hi there. Tuna. Tuna, sashimi, salsa panzu. È caldo il riso. È buono. 1 hour later. Buono? Sì. Buono. Molto buono. Buono. Ma sono molto sicuro che ci sia qualcosa di molto più prorompente, molto più... Nel senso che il discorso è che è buono e... L'hai letta la sua loro filosofia? Ed è un prezzo molto accessibile, perché $50 per un pranzo del genere in a Soho è niente. È molto buono e è un prezzo ragionevole. Esatto. Se però, secondo me, andiamo a cercare del sushi che però ha
che andiamo a spendere un sacco di altri soldi. Certo, il mio, è vero, mio è personalissimo vero. Consiglio, se venite a New York, non pensate al cibo, mangiate robe a caso e allora, visitate certo, la città. Esatto. Cioè, è il miglior modo per vivere da turisti. Sono d'accordo. Però posti, se avete la possibilità, volete. Posti come questo sono molto carini. Quello è un tiro gigantesco sto coso. 540 West 21esima. Comunque sì, come vi dico sempre, il cibo è comunque molto soggettivo. Però secondo me a livello, come dicevano anche loro, qualità prezzo, tipo di sushi, idea dietro il locale, tipo di locale, nell'insieme è un posto incredibile. È il migliore che potete provare se volete mangiarvi un buon sushi a New York. Poi ovviamente è tutto soggettivo, se andate a spendere $200 o 300 per una cena magari ne trovate di migliori. Ma questa era una vecchia linea, un treno della metro, che hanno riconvertito completamente in parco quando l'hanno eliminata e l'hanno interrata praticamente. Però anziché buttare via e smaltire tutto, hanno costruito un mega parco che attraversa la città. E da qua c'è una bella vista, quella là è Little Island. Bello quello! Little Island è bellissimo. Sì, super bello. Poi vedi un sacco di appartamenti esclusivi, rooftop, e poi c'è un sacco di arte in giro per l'High Line stessa. Murales, di artisti diversi. Tutti ovviamente un significato. Super green, un sacco di alberi, fiori. Poi in questo periodo è stupenda perché sta fiorendo tutto, quindi meravigliosa. Tra l'altro io ho una foto del 2015 quando ero stato qua di quel murales laggiù sul mio Instagram da qualche parte. Chiocciole fra blamesta, andate a cercarla. Se volete a New York trovate libri. Guarda questo, scusami, Can publish it? Questo è portrait. Ah, è unto. Va bene, hai qualche malattia adesso. No, ho preso l'herpes alle unghie. Sì. Tu eri mai stato qua? Sì, sì, sì. Bello, ma chiuso. Dai, line finisce laggiù, si arriva a Hudson Yards, ma Yaki al volo a breve e siamo ancora a New York. Adesso. Sì. Dai, andiamo. Ce la farà il nostro eroe? Una corsa contro il tempo, rivedremo anche domani Yaki. Secondo me sì. Secondo me... cioè è tanto dura, eh. Ho tipo 20 minuti per fare il check-in, il controllo passaporti ed entrare nell'aereo. Si può fare. Un minuto al prossimo treno. Eccola. Dai che ce la fai. Dai. Ce la può fare. Niente, poi si perde. È tipo buggato ogni tanto, Yaki. Ti sei buggato? Ok, abbiamo l'Uber. Valigia. Stato breve. Ma bello. È intenso. Addio. Ed ecco Yaki che se ne va verso l'aeroporto. Ciao Yaki. Fammi sapere se prendi il volo. Domani. Ed eccolo che se ne va. Mi mancherà il buon Yaki. Ok, ho lavorato un pochino, ora devo andare verso Bryant Park a incontrare Franz, Iris e Andy per cena, molto semplicemente. Oh, Yaki mi ha lasciato questo bigliettino. Bello, mi piace come motto, niente scuse. Siamo a Cape Town, ceniamo qua. Molto bello il locale. Andy faceva notare che c'è anche la data sulla tovaglietta, quindi sono sempre nuove del giorno. Bravo, bravo. Hanno portato una roba da sciarare all'inizio. Vai a sciarare così? Sì, quando arriva la carne. Oh, arriva dopo piccante insieme. È arrivato del cibo. Forte quella al droga, però. Buono però. Questa è la pancetta slow cook. Figa, si questo. Si intinge, dove si mette? Questa è alapegno. Salsa di alapegno e soia. È buonissimo. Dolcini, questo è un tiramisù. Quella è una panna cotta. La tua panna cotta è deforme. Questo è il dolce che devo mettere però nel video dei dolci. Gelato, stagione? Buono, buono, mi piace. Abbiamo trovato il locale più bello di sé. Non so cosa sia in realtà. È pieno di canetti. Dove chiuderlo? Comunque. È meraviglioso. Sta andando. Guarda, ma io parlo cani. Questo è l'altro lato del. Non ci guarda. No, io sto. Missione compiuta!